Allora, un po' di... scusate, ma qualche dichiarazione la vogliamo fare per far capire? Ma mo ci sta già qualcosa di buono, di genuino, vai. Vai, dottore. Buongiorno a tutti. Sei pronto per ripartire finalmente sui tratturi? Io non mi sono mai fermato. Vabbè. Vediamo, c'è un po' di gente che si prepara, qui c'è anche Nicola, Nicola la pastarella. Non mi piace a me mai un remangio. No, Nicola, quella è la parte fondamentale del lavoro. Che ti stai mangiando? La pastarella da inzuppo. Ah, ok. Questa si inzuppava nel latte la mattina, fresco. Alcuni nel vino, no, in realtà. Detto nel vino, però. Qua inzuppano tutti nel vino, però. Questo non andava nel vino, nel latte. Vediamo il dottor Di Donato, ha preso... Dottor, quanti caffè ha preso già? Uno solo, grazie. Per partire? Sì, stiamo per partire. Contento di tornare sul tratturo finalmente. Ah, riprendiamo la nostra vita, riprendiamo la vita del tratturo, riprendiamo questa grande via della civiltà e speriamo che questo Molise possa ripartire da oggi con un futuro radioso. Speriamo, speriamo. Qui c'è qualcuno che ha preparato la borsa per tutti, perché l'unico che c'ha la borsa è lui. Porta l'acqua per tutti, cammina per tutti. No, in realtà cammineremo un po' tutti. Allora, contento anche tu di... Sì, contentissimo. Tu cammini, hai sempre camminato in questi due anni. Però adesso cammini sul posto giusto. Siamo contenti, sì, che finalmente possiamo uscire tutti quanti insieme a farci una passeggiata sul nostro magnifico tratturo. Beh. Speriamo che ce ne saranno anche altri. Speriamo che oggi non farà tanto caldo. Beh. Un in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo, sono le 8 precise, partiamo. Sì. Andiamo. Qua non posso andare perché sta chiuso. Ma questo pur sarà pure. Qua ci vuole il trince, abbiamo già fatto la richiesta da lì. Le infrastrutture tipo queste sul tratturo, gli attuali autogrill. Cioè, ovviamente Bagnoli del Trigno l'ha portato in ribalta questo frutto, ma ovviamente è presente su tutti i nostri territori. Questo tra un mesetto si può cogliere? No, a novembre. No. A novembre? E il trignolino si fa a novembre? Sì, sì, in autunno. Okay. Si dice che deve prendere il primo gelo, deve prendere il primo gelo. Ma non è un detto però. No, no, è così, è così. Deve prendere il primo. Poi c'è stato l'incontro, terzo, quarto secolo, è stato l'incontro con Roma che si espandeva. Poi sappiamo delle varie guerre, l'incontro-scontro che è durato tantissimi anni. Guardate che panorama che c'è qui, il centro molisano. Allora, qui c'è Oratino, lo vedete qua su. Questa è una torre di avvistamento sempre di Oratino. Guardate, laggiù c'è Casa al Ciprano, la frazione di Rocchetta Aspromonte, e questo è Castropignano, e dietro vedete c'è anche Torella, vedete Castropignano, il castello d'Evoli, e dietro Torella, dove siamo diretti oggi, dove si concluderà questa bella camminata, la prima dopo due anni sul tratturo, quello dei Colantuono. Questa sarebbe l'ultima tappa del tratturo dalla Puglia al Molise. Eccoci qua, tra trignolini e piante di asparagi siamo arrivati sullo sterrato più famoso della transumanza. Qui è dove 300 mucche, quelle dei Colantuono, arrivano in cerca di acqua, vedete, laggiù c'è il Biferno, il grande fiume sacro dei Sanniti. Eccolo qui, collega Stefano, sempre pronto. Eccoli qui i camminatori di giornata. C'è Nicola Di Niro che sta dando spiegazioni sulla genesi del progetto che poi ha portato alla candidatura della transumanza a Parigi e al riconoscimento di questa antica pratica agropastorale nel patrimonio immateriale dell'umanità. È successo a Bogotà a dicembre del 2019. E adesso andiamo a incontrare questi protagonisti di giornata che in qualche modo
stanno ripercorrendo le orme dei Sanniti e le orme dei Colantuono, nella speranza che a ottobre si possa rifare qui la transumanza. Il gruppo di Barella vorrebbe proprio attraversare. Sì. Allora Maurizio, che facciamo? No, siamo arrivati al guado del Biferno. Mio fratello, no, dai. No. Approfittiamo. Ma arriviamo a quest'ultima persona che, diciamo, è un cavaliere, è un malgrano, è uno di loro, Ettore Carnevale. Quando faccio un pezzo di cosa con questo, su sto cavallo, su sta risposta che è abbastanza grande, pesante, di Santa Croce di Magliano, faccio proprio vicino a me. A voglia, tu non ci arrivi, non ci arrivi. Sì, perché? Muovete, a tua acqua, tu te la fa pure a piedi. Tanto fai che nessuno fa più che detto che la fatta non sta andando avanti. E la cosa che mi rimase molto impressa fu nel momento in cui disse: adesso che finisce l'asfalto, ti senti le gambe mobili, voglio vedere a fare quella discesa per San Paolo Civitale. L'effetto era così, le gambe se ne erano completamente andate. Però la fortuna volle che mentre loro scendevano, io mi sono messo la camionetta a portare, non me ne sono andato.